Pomicachi. Ci siamo allora? Ce la posso fare? Allora, siamo qui riuniti per raderci, però non tutta la barba, solo le parti necessarie. Luce mi sembra che ce ne siano, voce c'è, tecnico del suono, e poi mi dirà lui se va bene il sound, perché non mi occupo io di mixer e non ne capisco niente, e non solo di quello. Allora, so solo che c'è un'amplificazione un po' troppo elevata. A proposito, qua com'è messo? Vedi, è troppo elevata, devo abbassare. Adesso l'ho messo al minimo il mixer e vediamo. Mixer audio, sì, ma è l'unica cosa che posso fare, non è che... Infatti dalla rimbombanza iniziale adesso dovrebbe funzionare bene, benino. Pomicachi, cos'era sto pomicachi che mi è rimasto in mente? Non va mica bene così, questi jingle che mi rimangono. Allora, bando alle ciance, oggi abbiamo ho tirato fuori qualche prodotto da utilizzare. Guardate, qui ho l'HK, questo è il fluido per la pelle, siero ammorbidente, questo HK. Poi cosa ho tirato fuori dai meandri? C'ho la Traffic Tendil Gel Tecnico, questo è tanta roba, numero 10, questo è gel tecnico, questo l'avevo comprato diversi anni fa, è ancora morbido, spero non sia inutilizzabile come l'olio di argan di ieri. Poi ho il Brut, che mi metto alla fine, e l'Ypsilon Blu che mi è rimasto nel naso piacevolmente, che è l'olio, l'aceite, l'olio da barba. Poi pensate che ho il Boker, che vado a togliere dalla confezione. Questo è il classic Boker con la punta spagnola per tagliare i peli del naso. Te capì? Come fa il mio amico Panachia? Quello si taglia i peli del naso con la... Ciao Luca! Con il coso, con il mano libera, Figa, lupone! Punta spagnola, allora, vabbè, ma tanto io non mi devo radere tutta la barba, ammazza che piccolino, questo cos'è, un 5 ottavi allora, forse rasenta il 6 ottavi, ma sembra più il 5, no, magari sì, è un 5 questo, 5 ottavi, punta Spanish, la Spanish Peak, ma che roba, tanta roba la Spanish Peak, ammesso si dica così, Ammazza, sono rimasto col braccio immobile perché la videocam ha messo a fuoco la lamazza, È imponente sto coso. Allora, facciamo una roba. La passo sulla coramella, sulla parte per il rinfresco della lama, non quella rossa, ma quella più chiara, Sì, ma... La rinfreschiamo un pochettino. Perché mi vado a radere le parti non intime, ma le parti per i contorni viso, insomma, e passano i minuti e di lernia, no, però sto lavorando, cioè lavoro ma parlo, è piccola questa coramella, secondo me ci vuole quella grande ma dove l'attacco? Qui in bagno non c'è il gancio tipo per mettere il cavallo, l'anello per mettere dentro le redine del cavallo, voglio. Ma io direi basta così, perché sennò mi si incanta la mano. Ripongo nella vaschetta il coso qua, e a questo punto io sarei anche pronto. Cioè, teoricamente
Cosa vado a fare? Mi vado. Tanto faccio scorrere un attimo l'acqua perché ci mette sempre qualche secondo, qualche 30 secondi prima di arrivare il tiepido e poi il caldo. Sto facendo ricostruire tutta questa parte, quindi non è facile, eh. Non è facile, la settimana prossima spero di avere un po' più di colore qua, più di barba. Pomicachi, pomicachi, pomicachi. Ammazza, oh. Ma poi alla fine chi è che dice sto pomicachi? Cos'è il pomicachi? Voglio. Ma non era una borsa la pomicachi? Non lo so, eh. Io non mi intendo di quelle robe lì. Però mi è rimasto in mente questo pomicachi. Chi è che lo dice? Voi vi ricordate sicuramente, vi ricordate tutto. Allora, io mi vado a fare il caffè. Ma sono in onda? Sì, perché c'è la luce rossa. Il tecnico del suono mi ha detto che quando c'è la luce rossa sei on air. E io sono on air. Tu sei on air. Io ho spiegato, gli ho detto, ma scusami, ma come faccio a. No, aspetta che sono qui a fare il caffè, arrivo. No, vi spiego che cosa gli ho chiesto. Intanto che il caffè avanza, lo so, è una rasatura sempre un po'. È un po' fuori tema, insomma, perché uno vuole vedere il di Lernia che si rada, almeno uno che si rada, e questo parla degli affari suoi. Allora, io ho chiesto al tecnico del suono, gli ho detto, ma scusa, ma come faccio ad aggiustare, a sistemare in tempo reale? E lui mi ha detto, in real time puoi fare poco, o fai post produzione oppure ti puoi limitare a gestire il tasto del mixer che ti misura i livelli audio, ma sono solo tre i livelli audio, di cui due non li puoi utilizzare. Ah beh, quindi. Io ho detto, quindi non posso fare niente. E praticamente no, tu fai pedissequamente quello che ti dico e vedrai che non avrai problemi. Va bene, io faccio pedissequamente allora. The boss. Te capì? Beh, la barba me la sono bagnata, ma c'ho un aspetto da barbone comunque. Post produzione. Ma cos'è sto post produzione? Io non ho mai fatto post produzione. È tutto production. No, ma tranquillo, Dilenia, tu continua pure a bere il caffè, tanto la gente non ha niente da fare, no? No, finito. Allora, il Boker l'ho sistemato, vedi che c'era un po' di gel secco, ma pochissimo, proprio adesso risciacquo il beccuccio. Poi faccio una cosa saggia. Facciamo uscire il primo prodotto vecchio che c'era. Prendo il GL e mazza, è piuttosto denso questo GL. E si spegne la luce. Sa leggermente di. È profumato, sa di agrume. Baghegello. Questo è un gel da rifinitura. È un trafit, quindi ti trafigge. Mettiamolo tutto qua. Siccome lo vedo un po' denso.
magari lo accompagno con un po' di idratazione, ma neanche più di tanto. Ora posso procedere io con il booker. Vado io, impugnatura classica, no custom, perché il custom c'ha il coso qua più lungo e quindi ci vanno due dita. Questo è classico, non custom, e quindi lo uso così. Te capì? Vado e spero di mantenere i confini, perché qua ho... Sono riuscito a utilizzare anche la punta spagnola. Non si dovrebbe bagnare la lama del coltellaccio, ma allora qua è un po' più difficile. Ma io cosa faccio? Lo uso al contrario, come il camisori. Mazza, qui però non vedo, cioè non vedo proprio la linea di confine. Ma come devo fare? Quindi se non fate le apnee, se non faccio, perché sono io qua sotto i ferri, mica voi. Ho sentito un gorgoglio del caffè che scendeva, Non so se il microfono ha carpito, comunque. Ma mi sembrava leggermente più dritta della scorsa settimana. Sì, ma come faccio? Come faccio a rifinire che praticamente mi va a prendere la barba? Cazzo, è chirurgica sta operazione, oh. Io mi fermerei, perché non vorrei fare qualche danno al... Forse qua c'è da rifinire un po' la discesa, con la punta spagnola.
Qua così è perché mi sembra un angolo più preciso, no? Qua, giusto? E che con l'angolo dell'occhiale mica mette a fuoco fino lì, oh. A me c'è fatica a vedere, oh. Diciamo che è già un miracolo non mi sia tagliato. Allora, fatto questo, metto in sicurezza il bokeh, mi risciacquo le guance dal gel. E adesso arriva il bello, perché c'è la parte sottostante adesso, eh? Ma che roba qua? C'è la gola, mazza qua, oh! Qua si rischia. Allora, vediamo il traffic tendile, allora. La number 10. Mi sta cominciando a piacere questo tipo di rasatura, soprattutto con questi coltellacci così affilati. Vediamo se mi trovo meglio con Chavette oppure col mano libera. Devo dire che questo Boker è abbastanza docile. Si spegne la luce. Questa volta mi ha fatto arrabbiare, però, eh. È risultata essere pericolosa. Vediamo un attimo, perché in alcuni punti è contropelo. È sempre contropelo, eh. Facevo meno fatica con il con lo Chavette comunque, eh. Mi salta un po'.
questa è la zona più brutta da radere, perché è quella che si lascia in periferia quando uno si rade tutto, perché dice: ma sì, tanto quella zona lì non premo neanche, non insisto, perché poi mi vengono i peli incarniti. Vedete che casino. Adesso va rifinita. Dall'altro lato, no? Mi serve la salvietta perché mi scivola la mano. Allora, diciamo che fatto a coltello così qua è il bokeh, ma giusto un filino, mazza, la tagliano comunque i mano libera. Devo dire che sono ancora più bastardelli degli sciavette, quindi sotto, se non mi sono ancora massacrato, è un miracolo. Allora, io prima di uccidermi mi fermerei qui, Grazie Booker per avermi risparmiato. Comunque è preciso questo Booker Classic Spanish Pick. Mi piace. 5 ottavi. Adatto alla rifinitura. E intanto il tempo passa, ma noi
ci siamo divertiti, più secondo me voi vi siete divertiti perché io ero sotto l'effetto del coltellaccio. Allora, com'è? La riga mi sembra abbastanza lineare, forse qualche. Ah, no, ma è un fatto di come si sono diretti i peli, eh. Righe perimetrali rispettate, mi sembra, come linee. Si sta sistemando la barba. Vedete che non è facile quando uno fa i danni. Però rispetto a ieri, oh, guardate che qua c'è molto più riempimento. Tenete conto che ero andato 2 settimane fa fino qua sotto, eh? Quindi è stato un grave danno. La ricostruzione mi sembra in atto, eh? Ed è già buono che non mi sia ucciso, perché comunque con il mano libera non è che lo utilizzi tutti i giorni e manco tutte le settimane lo usavo. Allora, a questo punto io farei una e si rispegne la luce. Io farei una manutenzione del baffo. Che mi dà fastidio sulle labbra. Ecco, sentite il caffè, il succo gastrico. Secondo me. Basta. Per me la manutenzione pelo termina qui. Il grooming, si chiama grooming. Com'è? Chi è che sembro? Socrates oppure quello di Sparta? This is Sparta. Spartano, questo ha un aspetto spartano, poi con questi capelli qui. Allora, Boker, di Boker ne abbiamo parlato, molto utile la punta spagnola perché sono riuscito a definire qua, vabbè, non mi sono tagliato i peli del naso, ma prima o poi avrò dimestichezza nel farlo, ma non lo farò però con mano libera. Poi abbiamo detto che adesso io mi metto questo HK, che se non ricordo male è anche rinfrescante, il siero ammorbidente e strutturante per una barba sana, lucente e forte. Ma quindi per la barba, uaglio, c'è scritto qua o sbaglio? Mi metto in sovraimpressione, come dicevano negli anni 80. Ma quindi è per la barba, scusami, eh. Per una barba, qua non dice per una pelle, per una barba, uaglio. Allora vai di siero, sierologico. Vado di sierologico, voglio.
Effettivamente è abbastanza rinfrescante sta roba, ma lo metto anche come effetto setoso sulla pelle. Oh, mi sta bene comunque, devo dire che questa barba, contrariamente alle aspettative, mi sta dando delle emozioni che non mi aspettavo. Grazie per il consiglio che mi avete dato, mi ha dato quel ragazzo per il pettino, o quei ragazzi, perché forse erano due o tre, che mi dicevano di non utilizzare il pettine in plastica per via della elettricità statica, ed è vero, perché guardate come si è disciplinata la barba. Oh, sono molto contento, devo dire. Mi piace questo aspetto della rasatura. Mettiamo ancora un po' di questo, come ve lo chiama? Siero ammorbidente HK. Non è male. Pelazzo tonico. Basta, adesso mi allontano. Oh, dovevo mettere il brut. Vabbè, ma il brut ci sta, cioè nel senso, il brut me lo posso mettere nelle parti quelle dove non ho messo il siero. Un po' sotto qua, no? Oh, non è un miracolo che non mi sia massacrato con il mano libera. Ci ho avuto fortuna. Allora, qua dovrei andare di splash, ma come si fa? Non posso. Devo mettere così, perché sennò è troppo. Il brut. Te bevi un po' di. Bevi un po' di brut. Anzi, è buono di brut comunque il brut. Beh, quindi anche oggi. Ma quanto abbiamo fatto? Mezz'ora di video, non lo so, ma perché la cam non mi dice il tempo di registrazione? Devo chiederglielo al tecnico del suono. Oh, fammi pulire qua che c'erano i pelazzi all'interno del lavabo. Dopo gli do una ripassata di nuovo. T'ha capito? Vado nell'oculo allora. Mazza, ma quanto ho parlato oggi di lei, ma ti stai zitto. Allora, qui abbiamo fatto una rasatura tradizionale, ma è come andare dal barbiere. Insomma, la barba nel corso dei decenni, c'è chi si faceva la barba integrale e chi invece ha preferito fare delle rifiniture, quindi sempre rasatura tradizionale. È certo, 100 anni fa non c'erano il gel da barba, ma oggi ci sono, perché non utilizzarli? Si tratta di una rasatura tradizionale contemporanea, quindi non perdete l'appuntamento di mercoledì, perché parleremo proprio di storia del rasoio di sicurezza, non della rasatura tradizionale, ma proprio del rasoio di sicurezza, chiaramente racchiusa in quei 10-15 minuti che di solito facciamo il mercoledì. E qua le righe, i perimetri mi sembrano più definiti della settimana scorsa. Secondo me si sta definendo bene questa barbazza. Allora io vi saluto, vi mando un abbraccio, grazie per la compagnia nella chat erotica. Qui non so se accendere la luce o meno, la lasciamo spenta, che tanto non cambia nulla. Rimango così nel buio. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo mercoledì, buona domenica, ciao da Maro dal canale della rasatura del neofita, ditemi chi è che dice questo pomicachi, 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 e oh!